Ecco, inizia la conferenza stampa sulle risorse del PNRR per la strategia digitale degli enti locali. 20 luglio 2023, Salone dei Lampadari di Paolo Falcomatà, Reggio Calabria, Palazzo San Giorgio. Questo è il luogo e il tema. Buongiorno, grazie per la presenza, siamo quasi puntuali nel nostro ritardo, quindi tutto sommato va anche bene. Come si vede, io sono Quartuccio, l'RTT, responsabile della transizione digitale del PNRR Reggio Calabria, oggi è nella occasione di quelle ricche, per tutti i versi anche provincia, visto che parleremo di risorse e di finanziamenti. Presenterò velocemente gli ospiti quando passerò loro il microfono, anche perché so che sia Brunetti che Versace hanno altri impegni, ogni tanto capita che ci siano questioni di slot, di agende che si sovrappongono, quindi faremo il nostro scursus durante la nostra giornata seminariale. Consentitemi però l'unico principale saluto e ringraziamento per la presenza del Dipartimento della Sicurezza Digitale della persona di Michele Michiello, che è molto impegnato perché migliaia di chilometri l'anno li fai, no? Quindi avere una Reggio Calabria per noi è anche un'occasione, diciamo, di soddisfazione. Io passerei subito, dando la parola a Paolo Brunetti, al sindaco che c'è in Commissione del Comune di Reggio Calabria, per i classici, intramontabili, tradizionali saluti. Grazie. Intanto buongiorno e grazie a tutti di essere qui, grazie dottore Michiello, ci stiamo incontrando sempre più spesso, una cosa è piacevole, perché oltre al piacere di venire a ricordare, c'è anche il piacere di chiacchierare, di discutere, volgere lo sguardo in avanti, parlando di transizione digitale. Oggi è l'occasione giusta per ribadire ancora una volta la sinergia che c'è tra comuni di Reggio Calabria e città metropolitana, una volta che con il Dipartimento. Più o meno ricordo, è trascorso un anno da quando la prima volta ci siamo seduti in questa stessa stanza, mi sembra, insomma, in questo stesso salone, dove si discuteva delle opportunità che c'erano per i comuni, per la città metropolitana. Beh, oggi con gran piacere possiamo dire che tutti i progetti avanzati e proposti dall'amministrazione comunale, del dottore Quartuccio, mi pare intorno a 4 milioni di euro, siano stati accolti e siano già in fine. Ovviamente i dettagli poi vi darà l'assessore Battaglia, che vedo che prende appunti come al solito, è preciso e puntuale. Questa è una partita che il Comune di Reggio Calabria non può perdere. È una scommessa che ha fatto e non può perdere, e io sono certo che con l'ausilio vostro, con la professionalità dei nostri dipendenti, perché che se ne dica, permettetemi di ringraziarli per il lavoro che fanno quotidianamente in silenzio al Comune di Reggio Calabria, ai dirigenti che seguono in maniera certosina, anche puntuale, i passaggi che servono e sono necessari da rispettare. Stiamo dicendo un'opportunità troppo ghiotta, purtroppo, per fortuna, dipende dai punti di vista, la società si è evoluta e noi non possiamo stare indietro. 4 milioni di euro sono sufficienti a colmare i gap che abbiamo rispetto a quella che è la visione di qualche anno, questo non lo so, ma sicuramente è un ottimo punto di partenza, anche se va posto lo sguardo un attimo su quelli che sono i passaggi che ci porteranno alla definizione di questi interventi. Viene da nominare l'intelligenza artificiale, no? Che sarà un'opportunità stratosferica per tutti, compreso il Comune di Reggio Calabria, neanche vero che è una di quelle realtà che ancora va regolamentata.
su questo l'Unione Europea, come sapete, ha già presentato un regolamento. È chiaro che è un'opportunità, ma è anche vero che deve essere, passato il termine, gestita ancora dall'umano. Non facciamo troppi passi in avanti per poi trovarci travolti da quello che può essere questa opportunità. Niente, io oltre che farvi i saluti vi faccio una raccomandazione, se mi è permesso, non la vedo, la raccomandazione lo faccio a chi è seduto in Inghilterra. Noi abbiamo come comune, mi permetto di dire anche come città metropolitana, in questi ultimi tempi abbiamo avuto una serie di apprezzamenti per il lavoro fatto sui fondi PNRR. Se non mi sbaglio, oltre a quelli sul digitale, abbiamo circa 53-54 interventi approvati con i fondi PNRR. In una situazione, mi verrebbe da dire, drammatica sotto il punto di vista del personale, questo comune è riuscito ad accaparrarsi fondi per centinaia di migliaia di euro, centinaia di milioni di euro, non migliaia, centinaia di milioni di euro. Quindi capite che anche qui è iniziata veramente la svolta per la città. E oltre ai ringraziamenti che vi faccio per il lavoro che svolgete, anche se qualche volta ci arrabbiamo rispetto a qualche ritardo, a qualche frase sbagliata, qualche titolo sbagliato all'interno delle comunicazioni, degli interventi che si fanno, permettetemi di esprimere tutto l'apprezzamento veramente per quello che fate. Ne vedo tanti dipendenti in platea e oltre al lavoro che bisognerà fare sempre più puntuale, vi chiedo, così come sta cambiando l'era digitale, cerchiamo di cambiare la mentalità in questa città. Dobbiamo avere un approccio diverso, che non per forza vuol dire cambiare totalmente, ma può significare anche migliorare sotto alcuni aspetti, guardando da una prospettiva diversa, guardare il futuro da una prospettiva diversa e non per forza decidere di cambiarlo, ma di migliorare. Quindi io vi ringrazio, ringrazio infinitamente il dottor Migliello per la vicinanza, per la costanza nei rapporti e per non essersi mai disturbato nella richiesta continua nostra di chiarimenti, di aggiornamenti. È stato un valore aggiunto per noi, lo è ancora, e niente, buona continuazione dei lavori. Ci scuserete se a un certo punto dovremo andare via perché si sono solo posti due eventi. Grazie ancora e buona continuazione. Ecco così il sindaco Paolo. Grazie sindaco. La sua introduzione, due elementi rilevanti schiusi di Granati, aspetti giuridici hanno dentro anche il connotato, diciamo, di etica, quindi la necessità, come dire, di regolazione rimane viva. Vedremo adesso gli sviluppi dei lavori dell'Unione Europea. Grazie ancora sindaco. Io passerei adesso la parola a Carmelo Versace, al sindaco della istituzione della città metropolitana di Reggio Calabria, che colgo l'occasione per ringraziare perché stiamo condividendo anche, no, la sede, quindi forma e sostanza. Grazie, prego. Grazie dottore Quartuccio, un saluto a tutti i nostri ospiti, un saluto al tavolo della presidenza, grazie sindaco e ovviamente un saluto particolare al dottore Vitiello e a tutto il suo staff che oggi ci ha permesso di, come diceva il dottore Quartuccio, una giornata storica, importante, particolare, ma anche di programmazione e di visione. Permettetemi di ringraziare il consigliere delegato, l'ingegnere Sera, e l'assessore Battaglia, l'ingegnere Lucida che è a capo del nostro settore informatico e il dottore Quartuccio che ha seguito, diciamo, per tutta la parte di competenza, diciamo, al comune insieme ad altri dirigenti impegnati in prima persona che vedo qui in sala. Prima parlavamo con il dottore Vitiello, scambiavamo qualche considerazione e probabilmente questa analogia che subito non verrà fatta
ma che deve essere fatta soprattutto alle nostre latitudini e per quelle motivazioni anche che diceva il sindaco, spesso e volentieri se c'è una cosa che accomuna le amministrazioni è quella della mancanza del personale. Ecco, oggi può essere questa un'occasione ancora più importante proprio per mettere da parte questa, non dico bugia, perché i numeri poi rappresentano sempre la verità di come le cose stanno, ma sicuramente noi con questi strumenti di controllo, di monitoraggio, di accessibilità abbiamo l'opportunità di ottimizzare al meglio quelle che sono le nostre risorse, perché un'amministrazione, o meglio un amministratore che non ha sotto i numeri, non è un buon amministratore. Questo è bene che ce lo mettiamo in testa tutti, e anche quando proviamo a dire non abbiamo le risorse, magari non avremo le risorse umane, fisiche da stare dietro uno sportello, ma oggi abbiamo sicuramente degli strumenti che ci permettono di poter fare questo ed altro. E questo lo dobbiamo fare all'interno di una comunità digitale, quindi provare a creare, come diceva il dottor Vigliello, una comunità digitale, far capire, far comprendere gli amministratori della città metropolitana che c'è un modo diverso di interpretare quelle che sono le esigenze da parte dei nostri cittadini. Il Comune di Reggio Calabria ha un ruolo importante in questo asset, perché deve fare da capofila rispetto a quelle che devono essere delle buone pratiche che dovranno servire affinché ci sia questa coscienza, una coscienza che purtroppo noi questo ce lo dobbiamo dire se ci vogliamo migliorare, non sempre l'abbiamo avuta, perché pensiamo di poterci sostituire a volte anche nelle diverse circostanze, e invece noi oggi abbiamo l'opportunità, al di là di quelli che saranno gli importanti finanziamenti del PNRR, ricordo a tutti, questi sono dati pubblicati a livello ministeriale, che su 25,5 miliardi che bisognava spendere di fondi del PNRR nell'anno 2022 ne sono stati spesi solo 1,5 miliardi, quindi significa che il sistema paese oggi non è pronto ancora per raccogliere questa sfida, quindi non ci dobbiamo neanche sentire in difficoltà o più indietro rispetto a tante realtà. È vero, probabilmente noi da questo punto di vista dobbiamo provare a colmare qualche debito del passato, però anche da qui si parte proprio per provare a fare meglio. E quindi stavo dicendo l'aspetto secondario, ma che tanto secondario non è, abbiamo fatto un passo importante, oggi necessita lavorare, e lo dico al mio dirigente, lo dico al dottor Lattuccio, a chi è qui in questa prestigiosa sede, dobbiamo lavorare sulla formazione, perché il Dipartimento ci seguirà sicuramente per una fase, ma non potrà supplire a quelle che saranno le necessità di quella comunità digitale che non è pronta ancora per rispondere a questa sfida. E da qui, con il Dipartimento, magari immaginare, come dico il dottor Quartuccio, l'ingegnere Ficina, il consigliere delegato, l'ingegnere Serra, l'assessore Battaglia, immaginare già magari un comitato tecnico che possa provare a interpretare al meglio quelle che sono queste linee guida affinché vengano traslate queste informazioni all'interno delle nostre comunità, perché altrimenti noi saremmo stati bravi sicuramente ad attrarre queste risorse. Abbiamo messo una piattaforma sicuramente all'avanguardia, al pari delle grandi città metropolitane a livello nazionale, ma non saremmo pronti a cogliere questa sfida. Quindi se noi interpretiamo questo messaggio in maniera assolutamente positiva, perché quando il sindaco parla di intelligenza artificiale non significa che immaginiamo che le nostre preziose risorse e professionalità vengano superate da quella dell'intelligenza artificiale, ma questi strumenti devono valorizzare maggiormente quelle che sono le nostre professionalità, che spesso non ce la fanno a rispondere completamente con quelli che sono gli strumenti che hanno avuto a disposizione, strumenti che non devono essere però soltanto risorse in termini di unità, ma che possono essere queste. E noi questa sfida la lanciamo sindaco solo ed esclusivamente se decidiamo di puntare sulla formazione oggi, quando pensiamo che magari non servirà, ma è proprio oggi che serve fare uno sforzo maggiore. Ecco perché invito l'ingegnere Micita insieme al dottor Quartuccio a pensare immediatamente a come noi possiamo supportare
le nostre comunità, perché questi concetti devono essere immediatamente interpretati, fatti propri e dare delle risposte direttamente ai nostri concittadini. Questo è il messaggio che io mi sento di dare, oltre che un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno permesso oggi di arrivare a questo momento, ovviamente creando quelle condizioni di cui parlavo poc'anzi, che sono fondamentali per la riuscita di questo importante progetto, che non guarda sicuramente all'oggi, ma che si proietta nel futuro. Allora, solo se noi riusciremo ad avere questa visione del futuro, avremo vinto questa partita. Indipendentemente da quelle che saranno le risorse, seppur ingenti, andremo a spendere sul nostro territorio. Grazie. Grazie Carmelo. Punto focale la formazione, in una logica ovviamente di formazione continua. Noi troppo spesso, anche diciamo dalla pubblica amministrazione, facciamo singoli interventi, spot, episodici, non sistemici, non strutturali. Quindi la centralità, come dire, tra i driver per divenire a una comunità digitale di formazione continua, strutturale, permanente, diventa sicuramente elemento essenziale. Grazie ancora. Adesso cedo il testimone, cioè il microfono, all'assessore Domenico Battaglia, all'anagrafe, poi Mimmo Battaglia per dire di fatto che è l'assessore alla Smart City al Comune di Reggio Calabria. Prego. Grazie, grazie al tavolo della Presidenza e in particolare oltre ai sindaci, ovviamente il consigliere Sera e i due dirigenti, Michele Di Tiero, che ci ha accompagnato in ogni momento di questa sfida importante. Saluto quanti sono intervenuti stamattina e sono qui con noi a condividere questo importante momento di sinergia e soluzione. Io divido il mio intervento, devo introdurre, quindi non è mia abitudine, ma metterò una parte, diciamo, che anche per rispettare quelle che sono le vere notizie, i dati, quelle che sono, credo che ognuno di voi vuole sentirsi dire, non rinuncerò, lo dico subito, ma che ho già qualche piccola, diciamo, considerazione. Allora, la necessità strategica del Comune è quella di implementare i servizi digitali. Per essere a passo con i tempi, proiettando Reggio allo standard delle smart city europee, la tecnologia costituisce un elemento necessario, ma non sufficiente. Nelle smart city, almeno in quelle ideali teorizzate dalla letteratura sull'argomento, è presente un elevato livello di connettività e i numerosi sensori di cui è costellata sono in grado di raccogliere ingenti masse di dati e i sistemi di intelligenza artificiale hanno la capacità di analisi anche ai fini preventivi. Ovviamente la città è fatta innanzitutto dalle persone che la vivono, dai turisti che la visitano. Ecco il contesto dal quale non possiamo uscire. Nessuno primo, nessuno ultimo. Il concetto di Smart City si alimenta delle innovazioni tecnologiche per promuovere anche il nuovo modo di progettare e rigenerare le città. Nella realtà italiana le città intelligenti stenta ancora a decollare. A parte gli esempi di alcune città più grandi, sono ancora pochi i comuni che hanno capitalizzato i benefici dell'innovazione applicata al contesto urbano. Tale divergente situazione è la dimostrazione che la sola tecnologia non è sufficiente. Occorre impegnarsi per adeguare i rispettivi modelli organizzativi. Occorre, quale condizione abilitante, rendere i nostri territori completamente connessi. La condizione di partenza, diciamo subito, non è ottimale. L'Italia si colloca al 18° posto nei 27 paesi dell'Unione Europea come livello di digitalizzazione ed è al 19° se guardiamo al solo segmento dei servizi pubblici. Non dobbiamo commettere l'errore di pensare che questo gap si recuperi solo con l'infrastrutturazione digitale realizzata dal governo centrale. Questa rappresenta senza dubbio la necessaria implementazione, ma la sfida del digitale si vince sui servizi e soprattutto sui servizi locali. Siamo qui stamattina per questo. Attraverso cui portiamo la digitalizzazione nel punto più vicino a cittadini e imprese. L'azione del governo centrale è imprescindibile, sia per allocare le preordinate risorse finanziarie, sia per promuovere modelli standard per rendere ugualmente fruibili i servizi sull'intero territorio nazionale. Ma ancora più essenziale, secondo me, l'azione dei territori, che collega con gli strumenti trasversali i processi delle singole amministrazioni locali
consentendo di ottenere risultati migliori per i cittadini e le imprese di quel determinato territorio. In quest'ottica, il Comune di Reggio Calabria, rimanendo nel periodo di finanziamento del PNRR, ha in cantiere 6 interventi progettuali per circa 4 milioni di euro, e nello specifico 3 milioni e 8, ed è proprio nell'ottica della prossimità alla cittadinanza che sono stati pensati e sviluppati. Il primo, l'abilitazione al cloud, implementazione di un piano di migrazione al cloud delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell'amministrazione, ammonta a più di 1 milione di euro. Secondo, l'esperienza del cittadino nei servizi pubblici, cioè la realizzazione degli interventi di miglioramento del sito web dell'ente, dei servizi digitali per il cittadino, secondo modelli e sistemi progettuali comuni, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza del cittadino nella funzione delle interfacce digitali e sponsor pubblico, 500.000 euro. L'accessibilità, migliorare l'accessibilità ai servizi pubblici digitali attraverso le istruzioni di strumenti e strategie condivise, da test di usabilità ad attività di formazione, quello che dicevamo prima, comunicazione e disseminazione passando per lo sviluppo di kit dedicati, 900.000 euro, quasi 1 milione di euro, e un finanziamento in corso già di generalizzazione economica. Le piattaforme notifiche digitali, l'adesione alla piattaforma notifiche digitali di atti pubblici, le infrastrutture delle PA utilizzeranno per la notificazione di atti amministrativi a valore legale verso persone fisiche e giuridiche, contribuendo alla riduzione di costi e tempo per i cittadini, circa 70.000 euro. Cyber security, realizzazione di interventi e potenziamento delle residenze cyber, circa 1 milione di euro. La piattaforma digitale nazionalità è circa 203 milioni di euro. Per altri interventi, io quando mi sono insediato come assessore poco più di un anno e mezzo fa, con mia somma sorpresa, ma anche con una punta di orgoglio, ho scoperto che su alcuni progetti, quando Michele Vigliano, ci siamo visti la prima volta, l'ha richiamato il sindaco qualche minuto fa, siamo scoperti che il nostro dirigente, la nostra struttura, che approfitto per ringraziare, anche se ci siamo qua stamattina e anche grazie all'impegno di tutta la struttura Smart City del Comune, in alcune cose avevamo già realizzato con fondi con meglio, penso allo SPID, al Pagopà, è stato anche un piacere per rispondere, non abbiamo bisogno dei fondi del PNRR perché siamo. L'ente aderisce anche al polo strategico nazionale, cloud pubblico, dal momento che le infrastrutture digitali della pubblica amministrazione rappresentano il sistema portante dei servizi che le amministrazioni erogano alle imprese e cittadini. Per questo motivo non devono essere affidate, sicure ed ispirate da principi di sostenibilità. Da assessore all'urbanistica assisto a un cambiamento che non è più un mutamento fisico degli spazi e dei luoghi della città, ma che è comunque una grandissima trasformazione della fisionomia di Reggio, una città che riprogetta infrastrutture e servizi, coniugando lo sviluppo tecnologico e la sostenibilità con la centralità del cittadino. Ora mi consentite solo un attimo, io la prima connessione la faccio la mattina, quando mi sveglio e penso e metto in ordine le deleghe che il sindaco Paolo Brunetti, presente funzione del Comune, mi ha voluto assegnare. Chiudo gli occhi per un attimo e vedo finalmente un porto che si può chiamare tale. Abbiamo lavorato tanto prima nel comitato di gestione dell'autorità di sistema, poi qui al Comune costruendo sinergie, come tanti alibi sono caduti in un anno, e quindi anche chi mi teneva questo aeroporto stoppato, serie di situazioni, finalmente è smappato tutto. Ieri il MIT ha scoperto che tutte in due giorni sono state date la possibilità ai comandanti di poter scendere tranquillamente sulla pista 15, la pista 15 non ha più limitazioni, la 33 non l'avrà entro il 2023, quindi un aeroporto che finalmente si potrà considerare tale, quindi è una sfida possibile. Penso alla mobilità sostenibile, vedo l'amministratore delegato di Arco, ma quello che abbiamo fatto in questi mesi sfruttando le risorse del PON, penso alla misura dei voucher che consentirà a tanti cittadini di questa città di poter usufruire dell'abbonamento scontato dell'80%, quindi di fruire dei servizi di mobilità a prezzi quasi irrisori. Penso alle nuove dotazioni che avranno sul
linee, pezzi linee, gare già effettuate, al sistema degli autobus elettrici nuovi. E di ieri la notizia che il mercato dell'auto, per la prima volta le auto elettriche hanno superato le auto diesel, quindi è il futuro. Noi stiamo andando verso il futuro. Penso alle ciclovie, penso a questa area integrata dello stretto che tutti scoprono oggi, sindaci. Tutti scoprono oggi l'area integrata dello stretto, che il rapporto Svimez che stamattina ci segnala che nel disastro generale del meridione questo è lo snodo più importante e con sicuro sviluppo. Penso che noi, diciamo, con qualche anno di anticipo abbiamo segnalato come anche l'unica possibilità. Ieri nella riunione anche ENAC e SARE, non so che c'entrasse, si è parlato anche della implementazione del sistema mare aereo dell'area integrata. Penso al sistema delle ciclovie, penso alle nuove dotazioni che si chiamerà Reggio a breve, al nuovo piano strutturale comunale con 50 piani, al nuovo piano spiaggia, penso al vincolo che saranno un'ulteriore formidabile sfida della città, 45 milioni di euro sulle periferie, penso in definitiva anche al master plan che abbiamo messo in campo, una serie di professionisti che con le risorse della città metropolitana, 1 milione di euro abbiamo messo in pista e che da quest'anno cominciano a lavorare, che ci segnalano una visione di città che punti a dati che sono i dati del futuro, i dati del benessere, della vivibilità, quindi della connessione, quindi del co-working. Se c'è una cosa positiva che ci ha regalato la pandemia è il sistema dello smart working. Perché non chiudere gli occhi un attimo e pensare a una città che abbia tanti punti di co-working, che eviti l'emorragia di intelligenza, che la stoppi, quanto meno un attimino, l'emorragia di intelligenza che va verso su, e pensa alla migrazione al contrario, cioè offrire una città che abbia comunità di vivibilità, di possibilità, diciamo, di lavorare in uno scenario stupendo che è questo geografico che abbiamo, e quindi è una città orientata al futuro con tutte le condizioni di una città veramente smart. Grazie. Grazie assessore. La sottolineatura che mi piace fare è sull'approccio, è sulla postura, sul passaggio nessuno primo, nessuno ultimo. Spesso ci si concentra sugli strumenti e non sugli obiettivi, quindi siamo dimentichi che il vero obiettivo poi è soddisfare le necessità dei cittadini e imprese. Ecco perché l'approccio della postura è rilevante rispetto anche all'innovazione tecnologica. A proposito di innovazione tecnologica, sono accanto, sto per cedere la parola all'ingegnere Giuseppe Francesco Sera, che è consigliere delegato della città metropolitana per quanto riguarda gli aspetti di innovazione tecnologica, ma al tempo stesso ovviamente anche consigliere comunale. Prego, prego. Grazie Giuseppe. Guardate, è il destino di chi parla sempre per tutto, quello di dover dire abbraccio un po' tutto ciò che hanno detto i miei colleghi, però vorrei partire da un dato diverso. Io ho sentito parlare di carenze di personale, ce lo diciamo tutti i giorni, però va sottolineata, come ha fatto il sindaco, la grande professionalità di chi c'è stato accanto ed è oggi accanto ai progetti che sono messi. Questo lo dobbiamo dire. Abbiamo sempre chiesto, e l'hai detto, abbiamo sempre chiesto di più, e il segreto per una buona amministrazione, a mio avviso, è quello di questo anello di congiunzione tra le esigenze dei cittadini, la politica e i funzionari dirigenti. Quindi grazie all'ingegnere Licita, grazie a Giuseppe, ringrazio loro due per tutto. Il secondo aspetto, l'esempio, il buon esempio. Io ho apprezzato tantissimo, la prima volta che ho incontrato il dottor Vitiello è stato circa un anno fa, come tutti noi. E in quell'incontro è stato fondamentale cosa? La scelta della strategia e il metodo di lavoro. Per la condivisione totale con i 97 comuni della città metropolitana di Reggio Calabria. Allora questi due aspetti vanno segnalati, perché sì che per l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione, però al centro ci deve essere sempre l'uomo, la persona, il fruitore dei servizi. Questo è il primo aspetto.
Adesso cercherò di essere un po' più, calarmi un po' più nel settore dello studio, no? Partendo dalle funzioni assegnate alla città metropolitana, e tra queste vi è la promozione e il coordinamento dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano. L'azione è resa possibile da che cosa? Dal coinvolgimento dei 97 comuni, ponendo sempre in primo piano che i fruitori sono i 500.000 circa abitanti di tutto il territorio metropolitano. Adesso andrò a specificare nel dettaglio anch'io le tre linee principali dei progetti che sono stati finanziati con i fondi del PNRR. Il primo, la piattaforma digitale per il welfare collaborativo, per circa 1,5 milioni di euro. Alla fine dei conti sarebbe, essendo breve, la personalizzazione di piattaforme, di una piattaforma digitale finalizzata a consentire alla cittadinanza la possibilità di accedere all'offerta dei servizi domiciliari per la cura, per l'assistenza e il sostegno sociale. Il secondo, la cosiddetta Smart Control Room, quindi un sistema importante a mio avviso per circa 2 milioni di euro, nel quale abbiamo il monitoraggio della qualità della vita e dell'ambiente del territorio. La terza finanziamento e il miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali per circa 913.000 euro. E allora adesso mi fermo dal punto di vista del seminario e vado a due o tre considerazioni politiche. La prima, è vero, la comunità digitale deve essere formata, ma è anche vero che tutto il sistema deve avere un obiettivo a mio avviso prioritario, che è quello di porre, e questa è la responsabilità grande degli enti locali, la responsabilità grande degli amministratori locali, cioè quella di riporre al centro e di mettere come primo obiettivo il riequilibrio di un sistema che oggi è molto labile, il sistema ambiente, la città e i suoi cittadini. Guardate, a me viene in mente un vecchio slogan associativo di tanti anni fa: l'agire localmente, vedo qualche mio amico scout in sala, l'agire localmente pensando globalmente. Il clima oggi ci sta dando, l'ambiente oggi ci sta dando segnali inconfutabili di un cambiamento, ci sta dando degli avvisi a gocce, piano piano, ci sta avvisando. La nostra reazione deve essere quella proprio che con l'innovazione tecnologica, usata nel modo più opportuno possibile, noi riusciamo in un futuro, spero breve, a riequilibrare questo sistema, dove la città diventi veramente una smart city e quindi abbracci e metta a regime tutto dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista delle infrastrutture, dei trasporti, dei servizi al cittadino, che è l'ultimo fruttore. Quindi su questo io ho apprezzato tantissimo l'accompagnamento del Ministero. Sto lavorando e stiamo lavorando tanto affinché lo stesso metodo, quindi l'accompagnamento per la realizzazione delle fasi concettuali, la città metropolitana lo svolga con le 97 amministrazioni pubbliche del territorio metropolitano. Scusatemi, intanto avendo un po' il ruolo, mi confondo se parlo da consigliere comunale o consigliere metropolitano. Quindi grazie, la città metropolitana c'è, lavora ed è presente per tutti i cittadini della città. Grazie. Così, Giuseppe Sera. Grazie consigliere. Anche nell'intervento dell'ingegnere Sera il solco diventa non solo profondo, anche più lungo. Il solco fatto per caratterizzare che si parte per soddisfare i bisogni. E quindi lo strumento ovviamente non è mai neutro per il raggiungimento di un obiettivo, ma non bisogna confondere lo strumento con l'obiettivo, perché altrimenti ovviamente l'obiettivo non è raggiunto, i bisogni non sono soddisfatti. Io a questo punto non so se i due sindaci, perché sono consapevole del vostro impegno,
cederei quindi subito la parola a Michele Michele, ancora grazie. Adesso, visto che è uscita l'esigenza emessa, non l'esigenza di dati, no, e di valori, credo che nel tuo intervento qualche numero ci sarà. Prego. Allora, buongiorno a tutti e grazie sempre per l'ospitalità, è sempre curiosissima qui a fare giocare. Noi abbiamo preparato dei numeri, i colleghi hanno preparato dei numeri frutto del lavoro che hanno svolto sulla, diciamo, sul territorio della regione e in particolare su questo della provincia di Reggio Calabria. Ci sono degli aspetti significativi, insomma, no? Che danno il senso, diciamo, di quello che è l'approccio e anche l'adesione che il territorio sta dando, diciamo, alle misure del PNRR. Quindi, cioè, oggettivamente si coglie, diciamo, la volontà di agganciare il freno, diciamo, della digitalizzazione. Ho apprezzato molto gli interventi da parte di tutti, perché oggettivamente quelle che poi sono quelle indicazioni di carattere un po' anche metodologico, qui le trovo già tutte, diciamo, riscontrate, tutte prove, fanno parte di quello che sono solamente, diciamo, le indicazioni dei requisiti che è un'azione di cambiamento, diciamo, della vita. Quindi da questo punto di vista, dire, la struttura la superiamo, non lo dico. Mi fa piacere molto presentare il lavoro dei colleghi perché fanno un lavoro assolutamente eccezionale. Io dico sempre che il Transformation Office del Dipartimento è la vera innovazione di processo rispetto a un'attività di cambiamento tecnologico e digitale. Perché fino ad oggi tutta la filiera di interventi, diciamo, di rapporto alla digitalizzazione, insomma, sono attività, diciamo, finanziarie, insomma, no? Quindi fornitura di finanziamento e di implementazione. Per la prima volta il Dipartimento si è dotato, diciamo, di una struttura di 50 professionisti che hanno accolto la sfida della digitalizzazione per accompagnare le amministrazioni. In Calabria abbiamo 9 colleghi che sono stati dedicati a, e che hanno, diciamo, condivisi per portafogli, quindi hanno ognuno con chiarezza, sono gli enti che seguono, sia in termini, diciamo, di comuni che di scuole che di altri, quindi di attendere il sindaco. Noi abbiamo fatto in modo anche di coinvolgere sempre di più la regione, no? Come, perché abbiamo sempre interpretato il PNRR come un fatto storico incidentale, che però non prescinde, diciamo, da quelle che sono le logiche, diciamo, quotidiane, insomma, no? Che attengono alla vita amministrativa, diciamo, degli enti e delle pubbliche amministrazioni. Da questo punto di vista il lavoro che con i colleghi abbiamo fatto è stato quello, diciamo, di cercare di dare, partendo dalla regione, diciamo, delle direttive, insomma, no? Dei binari sui quali tutto il treno della digitalizzazione dovesse muovere. Perché una cosa è certa, si fa digitalizzazione partendo dalla pianificazione, cioè i direttori ci sono. Bene, finisce qua per noi la conferenza stampa, adesso passiamo, andiamo a Piazza Alvaro, seguiamo l'altra sulle frecce tricolori. Dall'imbarazzo di essere sempre un migrante dell'ultima regione d'Italia, oggettivamente.